Abbiamo svolto questa azione una settimana prima della Pasqua per ricordare tutti gli animali che vengono allevati e destinati all'industria alimentare, nel particolare all'industria della carne. Ovviamente quando si avvicina alla festività della Pasqua si parla molto, ma anche giustamente, di agnelli e di capretti, perché in Italia sono circa 400.000 questi cuccioli che vengono appunto condotti al macello. Ma se ne parla perché giustamente molte persone provano ovviamente molta empatia, perché stiamo parlando di esseri viventi, di cuccioli che hanno veramente pochissimi mesi di vita, che vengono allontanati dalle loro madri e che vengono appunto condotti al macello. Però ecco, oggi volevamo fare un qualcosa di diverso e che includesse appunto tutti gli animali, quindi maiali, polli, galline, conigli. Quindi abbiamo esposto questo striscione che ha avvolto l'arco dell'entrata principale del castello di Brescia, e una trentina di attivisti hanno tenuto in mano delle sagome proprio come rimando, diciamo, allo slogan che era riportato sullo striscione. In Italia ricordiamolo che sono 600 milioni di animali da reddito che sono allevati e destinati all'industria alimentare, però si possono fare scelte di vita differenti, giusto? Ovviamente, essere animali da sempre promuove il veganismo, quindi la scelta vegan per motivi etici, e quindi crediamo che un cambiamento sia possibile. Il cambiamento più immediato, più concreto, parte dalla tavola, ovvero da ciò che si mangia. Infatti negli ultimi tempi stiamo usando lo slogan "non portare a tavola la sofferenza", perché ovviamente, come dicevi tu giustamente, sono moltissimi, diversi milioni di animali allevati e che sono tra l'altro rinchiusi negli allevamenti intensivi, realtà che abbiamo documentato diverse volte e che testimoniano un orrore, una sofferenza proprio tangibile, ecco. Vogliamo ricordare che cosa avviene durante la macellazione degli agnelli? Ma noi abbiamo documentato una macellazione degli agnelli in un impianto appunto di macellazione, ed è una cosa molto triste perché gli animali riconoscono in qualche modo che sta succedendo qualcosa, l'odore del sangue, le grida anche degli agnelli che vengono uccisi, che precedono appunto quelli vivi. Talvolta, tra l'altro, abbiamo documentato situazioni anche proprio di sofferenza diretta, perché gli agnelli venivano messi in recinti e uno a uno prelevati e uccisi, e nemmeno in stanze separate, ma tutto avveniva in un'unica stanza. Quindi gli agnelli vivi assistevano sostanzialmente all'uccisione dei loro fratelli, insomma. Quindi ovviamente questa è anche una sofferenza, considerando che sono esseri senzienti, quindi insomma si poteva anche evitare con questa cosa, invece non è stata fatta.